Da oggi tutti in DAD in Campania. 1 milione di studenti della regione, circa 190.000 della provincia di Salerno, per 14 giorni, a meno di proroghe, sono rimasti a casa a seguire a distanza le lezioni. Concreta la possibilità che l'anno scolastico 2020-2021 si sia concluso, almeno per le superiori, per la didattica in presenza. Ma prima di parlare se si ritornerà o meno in presenza, qual è l'umore che c'è fra i dirigenti scolastici? Diciamo che è stata accolta come un elemento di assoluta non novità. Purtroppo siamo abituati ormai praticamente da inizio marzo del 2020 che i ragazzi, io parlo soprattutto delle superiori, i ragazzi non vanno a scuola, insomma, a parte qualche piccolo intermezzo che riguarda fine settembre, poi adesso qualcosa a febbraio, di fatto i ragazzi non stanno andando a scuola, stanno perdendo tantissimo, perché è vero che fanno la cosiddetta DAD, ma c'è tutto un mondo che viene in questo momento trascurato, il mondo della socialità, il mondo dei rapporti, il mondo della formazione insieme agli altri, il mondo del guardarsi in faccia quando si fa lezione, il mondo insomma che siamo abituati a considerare il mondo della scuola. La DAD è un palliativo, lo sappiamo, purtroppo è andata così, speriamo di poter mettere in campo il prossimo anno delle grandi azioni di recupero. Immaginare di riprendere a settembre, io immagino a pandemia finita, di riprendere come se niente fosse, sarebbe criminale, assolutamente. Intanto, insomma, probabilmente sarà l'andazzo che ci accompagnerà per tutto l'anno, sono 14 giorni, poi ci sono le vacanze di Pasqua, nel mezzo c'è questa incognita della vaccinazione al personale scolastico che è ancora tutta aleatoria, possiamo dire. In alcune città intorno a Salerno i docenti sono vaccinati, penso a Eboli, penso a Battipaglia, credo che da oggi inizino anche a Ponte Cagnano. Nella città di Salerno, dove abbiamo qualcosa come 12 scuole di primo grado, cioè 12 istituti comprensivi, una quindicina di scuole superiori, quindi abbiamo migliaia di docenti e personale ATA, non se ne parla proprio di iniziare la vaccinazione. Secondo lei si ritornerà in presenza nel corso di quest'anno scolastico, almeno per i licei, per le scuole superiori? Il governatore ha detto ci diamo 14 giorni di stop, il tempo di vaccinare tutti. E già siamo partiti male perché questa vaccinazione appunto non sta proprio partendo, almeno per il popoloso capoluogo di provincia che è Salerno. E se diciamo il parametro è quello della vaccinazione per riaprire, dubito che riapriremo tanto in fretta, anche perché credo che la vaccinazione, se fatta con AstraZeneca, avrà bisogno anche di un secondo momento, e il secondo momento sono credo almeno 2 mesi da quello che ho compreso. Insomma, viviamo una situazione di grande provvisorietà, di precarietà, siamo tutti attaccati alla mail per controllare se ci chiamano per fare questo vaccino, perché pare che arriverà un'informazione su una mail, ma ripeto, insomma, è tutto precario, e certamente di questo passo i nostri ragazzi mi sa tanto che difficilmente rientreranno a scuola a tempi brevi, magari altri 10-15 giorni tra aprile e maggio, ma credo che questo anno scolastico lo si possa considerare, almeno per quanto riguarda la presenza, terminato.